a tutti da Vittorio, benvenuti a Good Morning Lazio di lunedì 4 marzo. Settimana importante perché si torna a giocare in Champions League, c'è il ritorno di Bayer Lazio, partita valida per gli ottavi di finale di Champions League. Ma noi prima di parlare della Champions League facciamo un passo indietro perché ovviamente Lazio Milan ha lasciato dei strascichi importanti. Di Bello, secondo la Gazzetta Sport e Sky Sport, sarà fermato per un mese e poi sarà retrocesso alla Serie B, ma ovviamente l'arbitraggio discutibile di Di Bello ha creato molte polemiche e sappiamo che Lotito a fine partita ha detto che la Lazio si farà sentire per manifestare disappunto per questi continui errori arbitrali. Ecco, fra le varie opzioni a disposizione, scrive il Messaggero, ci sono la battaglia da portare avanti con la FIGC, muoversi al CONI oppure rivolgersi addirittura al Ministero dello Sport, al governo e perfino utilizzare le interrogazioni parlamentari. Forte del suo ruolo politico di senatore, Claudio Lotito ha tante opzioni. Queste sono quelle che segnala il Messaggero. Io vi ho già detto che sì, ovviamente la più veloce, la più rapida è passare per la FIGC oppure il CONI, ma sapendo che l'avversario di Lotito è il presidente della FIGC, queste opzioni mi sembrano più complicate, più difficile, lungo sicuramente l'iter politico, ma secondo me è l'unico che può realmente portare benefici alla Lazio. E Claudio Lotito ha parlato di questa situazione al Messaggero. È quantomeno strana questa direzione. Nel giorno in cui escono sul giornale le mie posizioni in Lega sulla FIGC, la Lazio è stata violentata e mortificata, ma è solo il capro espiatorio di un sistema non più credibile e malato. Quando determinati episodi si ripetono da inizio anno, non può essere più un caso. Un chiaro riferimento alla sua guerra con Gravina. Insomma, Lotito fa intendere che Gravina attacca la Lazio per punire il suo avversario principale, Claudio Lotito. È una cosa di cui abbiamo già discusso su questo canale. Insomma, mi sembra chiaro che anche Lotito la pensi esattamente come me, ma credo che sia abbastanza ovvio, tutti la pensano come me, ovvero che la Lazio è il capro espiatorio, Gravina, attaccato da Lotito, risponde con direzioni arbitrali che puniscono la Lazio. Vedremo quello che succederà, vedremo se la Lazio riuscirà ad avere un po' di giustizia andando avanti. E parlando di giustizia, Cioffi, l'allenatore dell'Udinese, ovviamente ha già portato le mani avanti. Prossima partita sarà Lazio-Udinese. E Cioffi ha detto: mi aspetto una gara velenosa, visto le polemiche arbitrali dopo la sfida contro il Milan. Mi auguro che sia una partita equa, soprattutto da parte del fischietto. Loro proveranno ad alzare subito la tensione, noi dovremo restare calmi. Insomma, Cioffi si aspetta un arbitraggio pro Lazio dopo gli errori contro il Milan. E devo essere onesto, magari faremo un video a riguardo in settimana. Anch'io mi aspetto che la FIGC faccia in modo che l'arbitro di Lazio-Udinese magari regali un rigore alla Lazio per poi dire: vedete, non siamo contro la Lazio, è solo un caso. Ma adesso dare un rigore a favore della Lazio quando la Lazio ormai è fuori da tutto è assolutamente inutile. Era la partita Lazio-Milan, quella decisiva, non sicuramente la sfida contro l'Udinese. Abbandoniamo per il momento il calcio di Serie A e l'arbitraggio per parlare di Bayer Lazio, perché è stato scelto Vincic come arbitro del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro Bayern, ricordiamo, in programma martedì sera alle 21. La Lazio ha vinto l'andata 1-0 e quindi deve cercare di portare a casa o un pareggio o una vittoria per passare il turno. Ha parlato anche Maurizio Sarri, ovviamente, ieri al gruppo e secondo il Corriere dello Sport Sarri avrebbe fatto i complimenti ai ragazzi perché secondo l'allenatore biancoceleste la Lazio ha giocato un'ottima partita. Ovviamente il risultato non è stato quello sperato, ma secondo Sarri il responsabile principale è stato l'arbitro che ha condizionato in negativo la partita. Obiettivamente mi dispiace che non ho potuto parlare della partita Lazio-Milan, ma la Lazio obiettivamente ha fatto un'ottima partita contro i rossoneri e finché c'è stata la parità numerica, ma anche dopo in realtà, la Lazio secondo me ha giocato meglio del Milan. Certo, bisognava cercare di tirare un po' più in porta, però bisogna dire che la Lazio ha giocato bene contro una delle migliori squadre italiane. Direi che almeno fino all'espulsione la Lazio stava andando meglio, poi ovviamente con i cartellini rossi è cambiato tutto. Tornando alla Serie A, Cairo anche si è lamentato dell'arbitraggio di ieri sera, dicendo: non è il primo errore arbitrale contro di noi, ormai è inutile commentare, si è visto tutto. L'arbitro Marchetti stasera ce l'ha fatta a fare peggio di Di Bello a Lazio-Milan. Quindi chiaro il riferimento di Cairo all'arbitraggio di Di Bello, che è stato ritenuto da tutti,
insufficiente, tant'è che l'arbitro è stato fermato per almeno un mese. Poi vedremo come andranno le cose. Intanto bisogna segnalare che dal 1988, dalla stagione 1988-1989, non accadeva che la Lazio alla 27esima giornata arrivava con più di 11 sconfitte subite. L'ultima volta era stato il 2004-2005, la prima stagione di Claudio Lotito, in cui la Lazio ovviamente aveva grossi problemi economici e chiuse la stagione, arrivò alla 20esima giornata con 11 sconfitte subite. Quindi questo di quest'anno è un record negativo per la Lazio e quindi una situazione sicuramente non facile. Abbandoniamo la Lazio per parlare di un ex giocatore della Lazio che a me obiettivamente piaceva tanto e parliamo di Andreas Pereira perché l'ex Lazio è stato convocato dalla nazionale brasiliana e sui social ha festeggiato questa convocazione. Pereira è uno dei tanti giocatori, penso anche a Pedro Neto, che Inzaghi non ha minimamente dato la chance di giocarsi le carte alla Lazio. Pereira era venuto in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United, ovviamente a Roma giocò pochissimo e ritornò dopo un anno al Manchester. Bene, adesso al Fulham sta facendo talmente bene che ha conquistato la nazionale brasiliana. Ecco, Pereira era uno dei giocatori che io avrei voluto vedere più in campo perché il giocatore ha grandi qualità, si sarebbe dovuto adattare un po' di più al calcio di Inzaghi, Inzaghi gli avrebbe dovuto dare più spazio e secondo me sarebbe stato un giocatore molto utile. Mi dispiace molto vederlo far bene col Fulham, sono contento per lui ovviamente, però Pereira come Pedro Neto è uno dei più grandi errori di Simone Inzaghi. O me ne dimentico qualcuno? Scrivetelo qua sotto. Chiudiamo con la Lazio Primavera, perché la Lazio Primavera ha vinto sabato scorso 2-0 contro Frosinone, vittoria importantissima in chiave playoff, vittoria importante anche perché sono stati due protagonisti che si erano un po' persi nell'ultimo mese, ovvero Sana Fernandes e Gonzalez. Sana Fernandes che nell'ultimo mese e mezzo è stato spesso aggregato alla prima squadra senza giocare neanche un minuto, mentre Diego Gonzalez invece era stato alle prese con un infortunio, infatti non aveva giocato le ultime partite con la Lazio Primavera, è rientrato recentemente. Sana Fernandes ha fatto il primo gol, Diego Gonzalez il secondo, da segnalare che il primo gol di Sana Fernandes è frutto di un ottimo assist di Diego Gonzalez che secondo me in primavera sta trovando spazio e si sta esaltando, però bisogna vedere poi il confronto con il calcio dei grandi, quello della prima squadra e chissà, magari Sarri nelle prossime giornate darà spazio ai due giovani talenti della Lazio. Questa era l'ultima notizia di Good Morning Lazio di oggi. Io vi ricordo sul canale YouTube e sulla mia pagina Facebook alle 2 un nuovo video ovviamente sul tema Lazio e poi domani torna Good Morning Lazio ovviamente alle 8. Sia sul mio canale YouTube, sia sulla mia pagina Facebook e sia ovunque voi ascoltate i podcast, quindi su Spotify o Apple Podcast o Spreaker. Mi raccomando, ci vediamo domani. Grazie ancora.